Che settimana ricca, che settimana piena di cose positive e non. Una settimana che complessivamente devo dire è stata abbastanza positiva, una settimana che sembra rappresentare un po' uno scaldato i motori in vista dell'ormai imminente E3. Io comincerei subito, senza grossi preamboli, da una notizia buona di questa settimana, ovvero che Microsoft ha lanciato il servizio Xbox Game Pass, ovvero una sorta di Netflix in chiave videoludica che permette di giocare una vasta selezione di prodotti a fronte del pagamento di un abbonamento di 10 euro, per cui siamo sempre nell'ordine del simil Netflix. Ho fatto un video a riguardo in cui spiego esattamente come funziona, però che vi linko semmai in descrizione o apparirà in questo momento. Ad ogni modo, si tratta sicuramente di una notizia positiva che ho deciso di introdurre oggi, di inserire insomma nella nostra top e flop settimanale, più che altro perché mi permette di parlare di una cosa che a cui volevo dedicare 2 secondi, ovvero il fatto che secondo me questo rappresenterà veramente il futuro di questo settore. In un periodo in cui c'è una quantità spropositata di prodotti che arrivano. Ormai, ragazzi, cioè, se confrontiamo la mole di prodotti che arriva adesso su base mensile con quella di 10 anni fa, vi renderete conto di quanto stia rischiando di diventare ingestibile il settore. Per cui l'ipotesi, la prospettiva che possano arrivare servizi come questo Xbox Game Pass che permettono a fronte di un pagamento fisso di giocare a quello che si vuole è sicuramente una cosa positiva che secondo me rappresenterà anche la chiave per aprire ulteriormente il settore veramente a cani e porci e questo potrebbe avere implicazioni positive ma anche negative. Poi, altra notizia che mi ha piacevolmente sorpreso della settimana è quella relativa a Far Cry 5. Gioco di cui vi parlerò a breve con un video dedicato, ma che devo dire che al di là appunto di quello che già si sapeva, attraverso il trailer di presentazione di annuncio, ha dimostrato di avere diverse frecce al suo arco. Sembra un progetto interessante, più che altro perché è contemporaneo, ambientato in America, affonda le radici nel fanatismo religioso, che è un tema che ci sta sempre bene in chiave videoludica. Per cui devo dire è un progetto che osserverò e seguirò con grande attenzione, nonostante appunto ci siano pareri molto discordanti sul fatto che sia effettivamente un buon progetto oppure no. Sarà giocabile in coop, insomma, un sacco di roba interessante di cui appunto parleremo, ma che meritava una menzione in questo video di notizie. E poi un'altra notizia positiva, e voi direte perché è positiva, ma secondo me lo è, vi spiegherò anche perché, è quella relativa al ritardo, al fatto che Red Dead Redemption 2 è stato posticipato alla primavera del 2018. Lì per lì, lo ammetto, piccola fase depressiva, oddio no, razionalizzando. A distanza di qualche secondo, di qualche minuto dall'annuncio, ho detto: beh, alla fine perché no? Nel senso, si sapevano veramente pochissime notizie riguardo al progetto. Era abbastanza difficile pensare che una compagnia come Rockstar, che valuta attentamente ogni mossa, avrebbe affrettato il lancio di un progetto così importante. Spero che questi mesi aggiuntivi permettano alla compagnia di migliorare un po' quello che c'è da migliorare, di rifinire quello che c'è da rifinire, insomma. Non c'è veramente un motivo, uno, per essere preoccupati per l'effettiva bontà di questo progetto. E questo ritardo, questa posticipazione, credo che possa in qualche modo tradire anche la cura con cui Rockstar sta portando avanti il progetto. Passando alle notizie un po' meno belle, e qua ce ne sono da ridere oggi, partiamo con quella più leggera, ovvero la notizia che Beyond Good and Evil 2 non sarà alle 3. Allora, ci sarebbero tanti modi per affrontare questa notizia, io scelgo quello più tranquillo. Cioè, è un gioco che hanno annunciato dall'alba dei tempi. Cioè, Ubisoft, negli anni in cui non sapeva di che parlare, tirò fuori questo famoso e storico teaser, paventando un'uscita più o meno imminente. Stavamo lì. Poi sono passati. Quanti anni sono che sono passati? Tanti, troppi anni, ogni anno c'è sta tiritera del quest'anno non lo portiamo alle 3, ma ne parleremo. Quest'anno non esce manco quest'anno, ma ne parleremo. E quest'anno non ha fatto eccezione perché ha detto non lo porteremo alle 3, ma state tranquilli perché durante l'anno ne parleremo. E alla luce di questo viene da dire solamente una cosa.
avete veramente rotto il ca. Passando alla notizia successiva, che è altrettanto allegra per certi versi, è quella relativa alla voce di corridoio, ovviamente non confermata e spero che non venga mai confermata, riguardante la PSP 3, o meglio la terza console di casa Sony. C'è questa voce di corridoio secondo cui Sony vorrebbe in qualche modo contrastare i suoi competitor, compresi cellulari eccetera eccetera, tirando fuori l'ennesima console portatile, che in sé per sé non sarebbe manco una brutta notizia, se non fosse che Sony ci ha abituato a non gestirle in maniera proprio eccezionale le sue console portatili. Diciamo che Sony ha sempre vissuto una vita a due facce, no? Da una parte ci sono le console fisse che vengono seguite quasi come fossero dei bambini in fasce, coccolate, portate avanti, rifinite, ottimizzate eccetera eccetera, e poi ci sono le portatili che sono un po' le figlie del male, che vengono sempre adottate, ma dopo un mese Sony non si ricorda manco più come si chiamano, no? Cioè, quelle situazioni paradossali per cui adesso ci troviamo tutti con le case piene di sto orribili fermaporte, che sono... Vabbè, se poi pensiamo alla PSP, ne hanno fatte 800 modelli, lì era proprio una situazione grottesca. Con la PS Vita la situazione è stata relativamente... Così, ci sono stati momenti di grande entusiasmo, momenti di pura depressione, insomma, anche lì è stato un periodo un po' così. Però non si può dire che Sony si sia comportata bene quando si parla di console portatili, e l'idea che possano tirar fuori una console portatile in un momento in cui non ce n'è minimamente bisogno, perché non c'è richiesta, la gente c'ha altri modi per... Cioè, se io voglio giocare a qualche giochino così banalotto, ho il cellulare. Se voglio giocare a qualcosa di un po' più elaborato, c'ho casa, o alle brutte, non lo so, un portatile, ecco. Non serve, no? Dedichiamo i soldi su altro, che ci sono un sacco di cose che ci avrebbero più bisogno, vabbè. Tristezza, pacchi. E la terza cosa, che è quella l'ho tenuta per ultimo, perché meritava tutta l'attenzione possibile, è quella relativa alla questione frame rate tra Xbox Scorpio e Xbox One. Allora, Microsoft ha annunciato una cosa molto logica, secondo me, ovvero che nel momento in cui saranno sul mercato sia Scorpio che la One, non costringerà gli sviluppatori di tutto il mondo a proporre lo stesso tipo di frame rate per uno stesso prodotto tra One e Scorpio. Di conseguenza, tutto questo farà sì che i prodotti su Scorpio non vengano in qualche modo castrati dalla necessità di portarli anche su One, ok? Chiaro il concetto? Ci vedete qualcosa di male voi? No, eppure qualcuno l'ha fatto, perché a quanto pare la gente vuole parità di frame, mancano i cartelli che ho scritto sopra, parità per tutti. È una cosa angosciante che ci sia qualcuno effettivamente arrabbiato per una cosa così ovvia. Cioè, abbiamo da una parte il partito dell'avanzamento tecnologico, vogliamo diventare tutti come Deus Ex Mankind, divided, però dall'altra non vogliamo che Microsoft, per carità, no, perché se io poi ho una One, che cosa faccio? Mi gioco i giochi peggiorati graficamente? È ovvio, se io ho un computer di 10 anni fa è normale che non potrò giocarmi a, che ne so, al gioco di ultima generazione a modalità ultra, e lo sviluppatore che lo sviluppa di certo non si sta a preoccupare di quello che c'ha il computer di 10 anni fa. È una cosa normale, logica, eppure no, c'è gente che sta cosa non la capisce. Che ve devo dire? Vi dico che mi fermo qua, perché oggi sto sclerando abbastanza, per cui direi che le notizie sono queste. Se poi avete altre cose che desiderate condividere con il resto della community, fatelo attraverso i commenti. Io spero che anche oggi vi abbia strappato un sorriso questa rubrica, e niente, ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!